allegro, sportivo e forte, anche se di piccola taglia, oltre che instancabile giocherellone. Occuparsi di un cane di razza Jack Russell Terrier, così come in generale di un animale però, non è per niente un gioco e anzi occorre conoscere bisogni e temperamento. Da qui l'idea di Mon Petit Village by Grifovet, pet shop a Ponte San Giovanni di Perugia ed Elera di Corciano, di dare voce direttamente a chi alleva quelli che diventeranno i nostri amici a quattro zampe. Il Jack Russell Terrier è un cane vivace e coraggioso, infatti il suo grande temperamento deriva proprio dal fatto che è un cacciatore in tana e per questo io consiglio sempre a chi prende questo cagnolino di portarlo molto fuori all'esterno e di farlo sfogare anche in giardino. Non è tendenzialmente un cane che si presta troppo a stare in salotto e proprio per la sua energia e vitalità. Comunque è molto bravo sia con gli altri cani e sia con i bimbi e con tutte le persone. Il manto può essere bianco e marrone, bianco e nero o tricolore, bianco, nero e marrone, ma a prevalere deve essere sempre il bianco. Il pelo poi può essere liscio, ruvido oppure broken, una via di mezzo tra i primi due. Il Jack Russell ha pelo ruvido, che è particolarmente espressivo e caratterizzato dai suoi baffetti e le sue zampettine gonfie, viene strippato, cioè il suo pelo non può essere tagliato con le forbici, ma essendo un pelo duro deve essere appunto strappato con un coltellino. E questo viene fatto con cadenza di uno o due mesi, dipende appunto dalla crescita del pelo del soggetto. Se il proprietario porta il cagnolino in esposizione, questo verrà fatto più di frequente. E riguardo l'alimentazione? Io consiglio sempre alimenti secchi e al limite in alcuni casi umidi, però mai l'alimentazione domestica. Poi deve avere uno spazietto dove riposare e quindi se all'interno una cuccia morbida o un riparo, quindi una cuccia di legno o in altri materiali per l'esterno. Il cagnolino non va lavato troppo di frequente, diciamo almeno non meno di una volta al mese e io consiglio di utilizzare lo shampoo a secco per particolari bisogni, per esempio si siede, si sporca un posteriore una zampina, si può utilizzare lo shampoo a secco e altrimenti va lavato e anche toilettato ogni uno o due mesi, dipende dalla crescita del pelo insomma e dal singolo soggetto.